Grazie Simone, grazie. Passiamo adesso a Canzio. Diciamo, appunto, abbiamo iniziato a parlare di creatività e chiedo a Canzio, appunto, in che cosa è originale il vostro libro Uomini amano i chatbot rispetto ai moltissimi contributi che sono usciti e continueranno a uscire sul tema dell'intelligenza artificiale. Anche noi con l'edizione abbiamo iniziato a pubblicare testi che analizzavano il fenomeno in modo magari un po' più generale e poi anche con alcuni affondi come quello di Simone, invece Uomini che amano i chatbot è un titolo un po' diverso. Sì, grazie Nicola. Guarda, quando abbiamo incominciato con Gianluigi Buonanomi a ragionare su come volevamo impostare questo libro, ci siamo dati un obiettivo un po' ambizioso, nel senso che ci siamo detti che il libro doveva essere un po' come un buon vino, doveva invecchiare bene, doveva migliorare con il tempo, e parlando di innovazione non è mai così semplice. Allora abbiamo provato a organizzare per i nostri lettori, per le nostre lettrici, una specie di viaggio alla scoperta appunto dei concetti fondamentali dell'intelligenza artificiale, in particolare di quella generativa, facendoli accompagnare ad alcuni loro vecchi amici con cui già avevano vissuto emozioni, gioie, dolori, avventure, un po' come fa Dante con Virgilio e con Beatrice. Cioè abbiamo preso più di 100 riferimenti ad opere della storia dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, delle serie televisive, e abbiamo chiesto a loro di spiegare cosa sono i concetti di base dell'intelligenza artificiale. Faccio degli esempi così vi faccio capire meglio. Per parlare di come funzionano i tool di generazione automatica di testi, abbiamo chiesto un aiuto a Cyrano de Bergerac, che genera testi per Cristiano che deve conquistare il cuore di Rossana, per aprire il dibattito sugli effetti che avrà l'intelligenza artificiale inevitabilmente sul lavoro, in particolare per i lavori più ripetitivi, quelli che si dicono di minor valore aggiunto. Abbiamo dato voce a Fantozzi per parlare di come sia importante adattarci a quello che sta succedendo e di come tutto sommato siamo già immersi nell'intelligenza artificiale come pesci nell'acqua di un acquario. Abbiamo chiesto un aiuto a David Foster Wallace e a Darwin. E chi meglio di Edgar Allan Poe poteva parlarci delle allucinazioni di ChatGPT? La logica è questa: per l'impatto sulla sanità siamo partiti da un bellissimo racconto di Dino Buzzati che si chiama I Sette Piani, per parlare della guida autonoma delle auto, da un film, Il Sorpasso, no? Di Dino Risi con Jean-Louis Trintignant e Vittorio Gassman, e così via. Si trovano all'interno riferimenti a Black Mirror, a Upload, Minority Report, Blade Runner, ma anche a Dante, a Manzoni, a Verga, a Kafka, piuttosto che a Giotto, a Salvador Dalì o a Picasso. L'idea di base è che qualunque lettore, indipendentemente dalla sua età, dalla sua formazione, dalla sua passione, trovi un compagno di viaggio che sia parte del suo pantheon personale, magari anche qualche suggerimento per nuove opportunità di lettura, di ascolto, di visione, per cui questa salita che sembra sempre molto impervia e faticosa verso la conoscenza dei concetti di base dell'intelligenza artificiale, poi insomma, se fatta in buona compagnia, diventi un po' più agevole e noi speriamo anche un po' piacevole. Grazie, grazie Canzio. Qua abbiamo parlato un pochino più in concreto dei libri. Colgo l'occasione per ricordare che poi qua fuori sono in vendita alcuni dei titoli di cui parliamo oggi. Purtroppo non ancora, appunto, Uomini che amano i chatbot, però se poi alla fine volete acquistarli e anche raccogliere una firma da parte di uno dei nostri autori, saranno qua fuori. Continuiamo il nostro